Buonasera da Giovanni Paristo, bentornati. Ultima puntata di questa edizione 2019-2020 di Punto e a Capo. Insomma, è stata veramente un'edizione molto particolare che da mesi in gran parte è dedicata all'emergenza sanitaria. Noi vogliamo chiudere questa sera proprio parlando di emergenza, ma da un punto di vista diverso, quello legato alla comunicazione. La zona tra la Lombardia e l'Emilia-Romagna è stata al centro dell'attenzione del mondo, purtroppo, e quindi la grande esigenza è di sapere, di conoscere quello che stava accadendo in questi territori. Gran parte di questa comunicazione è passata attraverso gli uffici comunicazione degli ospedali della zona. E allora noi oggi, per sapere diciamo come hanno affrontato questo periodo, siamo collegati con le responsabili degli uffici comunicazioni dell'ospedale di Cremona. Saluto e ringrazio Stefania Mattioli. Buonasera Stefania. Buonasera, grazie. Buonasera, grazie. Buonasera anche a Silvia Barbieri, responsabile dell'ufficio stampa e social media manager dell'ospedale di Piacenza. Buonasera. Allora, l'importanza della comunicazione durante l'emergenza sanitaria tra le città che hanno attirato sicuramente l'attenzione dei mezzi di comunicazione di tutto il mondo, Cremona e Piacenza, quindi com'è stata gestita questa comunicazione degli ospedali? Lo chiediamo appunto alle nostre colleghe, due colleghe, due grandissime professioniste che ho la fortuna di conoscere e di apprezzare da tempo e che loro malgrado si sono trovate al centro di una sorta di tempesta sanitaria, ma non solo, anche emotiva, sociale e anche giornalistica. Tra l'altro Piacenza e Cremona sono state in più occasioni in qualche modo purtroppo accomunate, perché sappiamo che le vittime per esempio sono state centinaia in entrambe le province. Sono due città e due ospedali che però dal punto di vista comunicativo hanno fatto scelte diverse. Sono arrivate immagini da Piacenza e da Cremona in tutto il mondo, le televisioni, i giornali e quindi insomma tentiamo di capire un po' come si sono mosse le nostre colleghe. Intanto mi fa molto piacere sottolineare il fatto che diciamo Stefania e Silvia hanno lavorato tantissimo, si sono veramente spese anche non solo a livello professionale ma a livello personale. Sono rimaste purtroppo anche colpite dal Covid-19 e hanno dimostrato diciamo in questi frangenti tutta la loro professionalità e le loro capacità. Dicevamo scelte diverse, ecco Silvia Barbieri, allora voi avete deciso per esempio di non consentire l'accesso in ospedale ai giornalisti, perché? Ciao, allora Giovanni, la scelta è stata una scelta intanto decisamente sofferta, nel senso che noi, come sapete, a un certo punto ci siamo ritrovati a dover chiudere completamente gli ospedali alle persone, quindi all'inizio abbiamo dovuto sospendere tutte le attività programmate, quindi non urgenti, questo vale per le visite ambulatoriali, per gli interventi programmati, quindi tutto quello che ovviamente non poteva essere differito è stato sospeso. E pochi giorni dopo abbiamo dovuto sospendere anche le visite dei parenti all'interno dell'ospedale, quindi le persone che erano ricoverate non potevano essere visitate per nessun motivo dai loro familiari. A questo punto il pensiero di poter far entrare dei giornalisti all'interno degli ospedali, con i rischi che poi ovviamente si sono andati delineando man mano, ci sembrava insomma comunque poco rispettoso anche di queste persone che erano all'interno e che non potevano comunque vedere i loro familiari. Dico una scelta molto sofferta, perché chiaramente abbiamo dovuto cercare di trovare un equilibrio invece rispetto a quella che ci è sembrata sempre più forte come esigenza, ovvero di far capire comunque quello che stava succedendo, perché ricordiamoci, le persone dall'8 marzo in poi sono state tutte chiuse comunque all'interno delle loro abitazioni e se non ovviamente per esigenze di lavoro o esigenze strettamente in qualche modo stringenti, non potevano uscire, non potevano neanche forse capire fino in fondo cosa stava succedendo. Noi ricordo che abbiamo avuto insomma una punta di 700, più di 700 persone ricoverate per Covid all'interno delle nostre strutture in tutta la provincia di Piacenza. Quindi è chiaro che è stato molto faticoso non far entrare comunque i colleghi giornalisti, perché avevamo paura di non riuscire a rendere quello che stava succedendo e anche, tra virgolette, i pericoli, i rischi che le persone correvano nel momento in cui insomma in qualche modo non si rispettavano quelle che erano le indicazioni di rimanere in casa il più possibile. Certo. Quindi abbiamo cercato ovviamente di fornire comunque la massima collaborazione, come sempre comunque nel nostro DNA di ufficio comunicazione
comunicazione ai colleghi, che come ricordavi tu, veramente a questo punto erano tantissimi, è stata un'attività anche molto importante, cercare di documentare quello che stava succedendo, e ce lo richiedevano davvero da tutto il mondo. Quindi noi abbiamo cercato di entrare, che è stato poi un po' il lavoro che ho fatto io personalmente, all'interno con un semplice tablet, quindi se vuoi anche un po' artigianalmente, però di far sentire comunque le voci dei nostri protagonisti, di far vedere i volti, di far conoscere comunque quello che stava accadendo, però l'abbiamo fatto noi e poi l'abbiamo, come dire, condiviso con i colleghi, fornendo tutto il materiale che era possibile fornire, però anche non facendogli entrare all'interno. Mentre scelta diversa a Cremona, perché grazie a questa possibilità che Cremona ha deciso di sostenere, diciamo, sono poi nate produzioni che sono state poi viste un po' in tutto il mondo. Pensate al famoso Inside Italy's Covid War, di cui vediamo adesso alcune immagini, girato dalla regista italo-australiana Sasha Achilli, è già stato trasmesso negli Stati Uniti. Ricordo che il 29 giugno per più di un'ora sarà trasmesso dalla BBC, è stato acquistato anche dalla Rai. Quindi insomma, Stefania, invece per voi scelte diverse. Sì, abbiamo fatto scelte diverse, altrettanto sofferte, le abbiamo fatte entrambe però. In parte abbiamo documentato noi, per le stesse ragioni che ha detto Silvia, ma ad un certo punto, e soprattutto coincide con il primo reportage fatto da Piazza Pulita, con la quantità di richieste che arrivavano di tutti i tipi, venivano comunque valutate in base al tipo e al come ci veniva chiesto. Ad un certo punto, oltre al nostro sguardo interno, è proprio stato un desiderio, e anche un po' cogliendo un fattore di rischio, quello di far entrare uno sguardo esterno. E quindi abbiamo scelto di far entrare la prima troupe televisiva in una terapia intensiva, perché si sono create anche le condizioni giuste di fiducia al giornalista che ha fatto questa richiesta, e d'altra parte anche per me era un'esigenza ad un certo punto di far sì che ci fossero anche altri interlocutori. È chiaro che questo è avvenuto sempre nel massimo rispetto dei pazienti e con un'attenzione massima al lavoro degli operatori, ma anche alla professionalità e alla sicurezza del giornalista. Per cui abbiamo trovato un equilibrio che era lunghe conversazioni prima, capire gli intenti che dovevano essere comuni, e in quel caso lo erano. Chi è venuto a Cremona è venuto con il desiderio di capire, per cui ho trovato un approccio molto diverso rispetto all'abituale. Nessuno è venuto qua per fare uno scoop, per capire o per cogliere qualcosa che non andava, ma tutti avevamo la stessa paura e tutti avevamo lo stesso desiderio di capire che cosa stava accadendo. La scelta di far entrare i giornalisti è stata proprio centrata su questo, cioè di far capire alle persone la gravità di quello che stava accadendo dentro l'ospedale. Ed è scattata proprio una sera in Piazza del Duomo mentre tornavo a casa, era la prima sera in cui i bar dovevano chiudere alle 18, e ho assistito ad una accesa discussione tra baristi e fruitori del bar, che si lamentavano davvero di questa cosa, dicendo che era la solita sciocchezza voluta dalla politica, eccetera eccetera. Quindi in quel momento ho capito che forse c'era anche bisogno di correre un rischio, ma ne valeva la pena. Siamo stati anche fortunati, nel senso che siamo riusciti a mantenere l'equilibrio, e da quel sera sono nate davvero infinite cose. Indubbiamente mostrare certe immagini, o prese direttamente dagli operatori dell'ospedale, in questo caso da Silvia Barbieri, o invece raccolte poi da professionisti come per esempio Alessio Lasta, che peraltro sarà ospite nella seconda parte di questa trasmissione di La 7, mostrare quelle immagini così drammatiche ha aiutato lanciare ancora di più l'allarme e convincere anche quelli più riluttanti che la situazione era veramente una situazione di grande emergenza. Molti, me compreso il sottoscritto, all'inizio avevano sottovalutato la situazione, dicendo che insomma si trattava poco più di un'influenza. Poi ovviamente ci siamo ricreduti, e questo fa parte un po' anche del nostro mestiere. Dicevamo, immagini estremamente drammatiche che hanno commosso non solo l'Italia ma tutto il mondo.
E altrettanto drammatica è per esempio una testimonianza raccolta da Silvia Barbieri che abbiamo trovato sulla pagina Facebook, perché Silvia, voi avete diciamo sulla vostra pagina Facebook raccolto tutta una serie di testimonianze che ecco qui la vediamo in questo momento con tantissime fotografie e anche molte interviste diciamo di quelli che sono stati i protagonisti, loro malgrado, di questo periodo, quindi medici, infermieri, operatori sociosanitari. Sì, noi abbiamo impostato così la nostra pagina Facebook perché abbiamo sempre pensato che fosse non tanto una vetrina dove pubblicare soltanto, come dire, le informazioni che riguardavano la nostra azienda, ma proprio quello spazio in cui anche i nostri operatori potessero raccontare i servizi, a differenza insomma di altri canali e altri strumenti, mettendoci proprio la loro faccia, quindi raccontando persona quello che era la loro attività. Diciamo che tutto quello che avevamo seminato, tra virgolette, in tempo di pace l'abbiamo portato avanti con questa eccezione che cercavo di raccontarvi un po' prima, assolutamente nel momento in cui lo tsunami ci ha colpito così insomma intensamente. Quindi gli operatori, i colleghi che erano già insomma abbastanza abituati a raccontarsi attraverso Facebook hanno colto l'occasione e sono ovviamente i loro racconti sono stati tanti, diversi, diciamo che abbiamo cercato di dire alle persone attraverso le loro voci perché era insomma opportuno che si rispettassero le regole e si cercasse di stare a casa, proprio perché cercavamo di rendere l'idea di quanto fosse stato forte l'impatto di tutto quello che stavamo vivendo all'interno dell'ospedale. E c'è stato, come dicevamo, proprio un vero e proprio appello di una coordinatrice infermieristica che si chiama Roberta Re, che presumo abbia raccolto tu, pochi secondi che ci riportano alla drammaticità dell'11 marzo scorso. Sentiamo. Buongiorno, sono Roberta Re, coordinatore infermieristico di questa azienda ospedaliera. Vi prego, state in casa, la situazione è molto grave. Ho perso anche un amico di 59 anni. Vi prego, aiutateci ad aiutarvi. Grazie. Ecco, quindi la commozione insomma, di questa infermiera che comunque ha una lunga esperienza in ospedale e però insomma, è veramente molto, molto commossa di fronte a questo appello quando ancora appunto forse i comportamenti non erano consoni all'emergenza che stavamo vivendo. Silvia, cosa ricordi di questa intervista? Guarda, erano i primissimi giorni, noi abbiamo avuto proprio questo moto spontaneo degli operatori, noi avevamo appunto un po' lanciato questa idea se c'era qualcuno che si sentiva di venire e io avevo davvero la fila di persone che mi cercavano. Perché tanti operatori si sono sentiti di dire la loro e di raccontare. Roberta quel giorno aveva perso un amico che, come insomma, avete sentito, sicuramente non era una persona che si poteva considerare anziana. Ho raccolto insomma testimonianze di papà e mamme, chirurghi, infermieri che si sono autoisolati e quindi volevano raccontare il loro tra virgolette sacrificio, no? Il fatto che stessero lontano dalle loro famiglie, dai genitori anziani per proteggerli. Abbiamo raccontato per esempio di un medico palliativista che era la responsabile del parto diciamo di emergenza 3, che è quello che è stato così dedicato alle persone rispetto alle quali le cure non stavano funzionando e quindi che avevano bisogno di una terapia terminale per essere accompagnati nel modo più umano possibile. E lei per esempio ci raccontava con la sua testimonianza di quanto fosse difficile per gli operatori delle cure palliative, che pure sono abituati alla morte dei pazienti, non avere le famiglie accanto, perché con le famiglie di solito si riusciva comunque in qualche modo a gestire anche questi momenti così difficili finali. Un'oncologa che, come altri, ha fatto anche notti in posto reparto, che ci diceva di essere abituata alla morte, eppure di trovarsi in questa situazione veramente molto molto provata di fronte a tutto quello che stava succedendo. Per non parlare, poi insomma, penso che siano i reparti che forse sono stati anche certo. Più, ecco. La terapia intensiva, il pronto soccorso, insomma lì. Chiaro. Silvia, ti chiedo ad entrambi ovviamente risposte brevi perché il tempo purtroppo è limitato. Hai avuto paura? Sinceramente no. È stato un momento in cui mi sono resa conto però di quello che si stava rischiando, che è stato quando una sera, notte, perché poi di notte ci sentivamo ancora con i primari, lui ha spiegato che era stato contato tutto
l'altro giorno con un paziente poi che si era rivelato positivo, io avevo visto lui in una stanza per un tempo abbastanza lungo e lì ho pensato, me lo becco sicuro. E Stefania? Io ho avuto paura e in un altro preciso momento, mentre ero nella tenda del triage e stavo aiutando un fotografo di France Press, aveva bisogno di un finto paziente, mi ha chiesto di mettermi di spalle e farmi misurare la febbre e guardare la saturazione del respiro, e in quel momento mi hanno trovato la febbre e ho avuto un brivido che non scorderò perché avevo la febbre, quindi ho detto aiuto, mi sono ammalata. E è stato un giorno che, ripeto, resterà nei ricordi. Poi la paura anche è passata, nel senso che ho sempre lavorato insieme a tutti. È chiaro che lavorando dentro l'ospedale, entrare in una catena di contagio era un fattore di rischio, però ha prevalso anche il desiderio di raccontare, di documentare, perché, come diceva Silvia, erano anche molti che ci chiedevano di dare la loro testimonianza, e quindi è stata anche un'emozione poterlo fare. Se Poi una riusciamo, cosa che... sì, prego. No, prima era che ad esempio il servizio di Alessio Lasta, a proposito di social, l'abbiamo pubblicato e quella puntata è stata molto promossa. Mi aspettavo dei commenti anche piuttosto duri rispetto alla nostra scelta. Invece sono rimasta sorpresa da quante persone ci hanno detto: sì, stanotte non ho dormito, però vi ringrazio perché finalmente ho capito. Allora, da lì è stata poi la chiave per proseguire anche su un filo di apertura e del far entrare fotoreporter o documentaristi con la giusta misura, ma per il motivo di cui abbiamo parlato in apertura. Allora, molti diciamo, punti di contatto tra l'esperienza di Piacenza e quella di Cremona. A Piacenza c'è stato l'ospedale militare, l'ospedale da campo militare, a Cremona c'è stato invece l'ospedale da campo di una ONG americana, Samaritan's Purse, come ricordiamo, e purtroppo le vittime intorno a un numero veramente incredibile, intorno alle 1.000 unità, poco meno credo a Piacenza, e per entrambe le colleghe, insomma, l'esigenza di dover gestire decine, centinaia di richieste da tutto il mondo. Ecco, allora, brevemente, qualche aneddoto, magari anche in base relativo appunto a queste richieste. Silvia? Qualcuno Ah, sì, che ha insistito un po' troppo, si è infilato dove non doveva, ha tentato di entrare, chi lo sa? No, guarda, devo dire che i colleghi, come diceva Stefania, secondo me hanno veramente colto lo spirito giusto, per cui quando io invece, insomma, mi trovavo a raccontare di questa nostra scelta, non ho mai avuto veramente colleghi che insistessero particolarmente. Con alcuni abbiamo fatto dei ragionamenti, sai che noi abbiamo avuto anche le unità, credo che ci siano state anche in Lombardia, le unità speciali di continuità assistenziale che poi andavano a casa dei pazienti, diciamo invece per fare in modo che le persone non finissero in ospedale, ma quando era possibile intercettare la malattia a casa e curarli da casa. Ecco, per esempio, con un collega ricordo una lunga discussione perché lui voleva seguire una di queste unità, entrare in casa del paziente, quindi gli abbiamo, insomma, spiegato che questi non erano pazienti che conoscevamo, non sapevamo, cioè noi entravamo in casa in quel momento per la prima volta, avevamo pochi secondi per fare una Certo. diagnosi e per iniziare una terapia, e quindi insomma anche con lui poi per esempio ha capito. Quindi no, devo dire il massimo rispetto per quello da parte dei colleghi. No, no. Certo, benissimo. Certo, sì, ci siamo trovate, non so, io faccio questo lavoro da 17 anni, quindi penso che insomma di avere una lunga esperienza. Spesso abbiamo così il desiderio di portare i nostri progetti, quello che facciamo, i nostri lavori magari a una platea nazionale. In queste settimane abbiamo collezionato contatti, servizi, tutti insieme, quindi abbiamo penso delle rubriche ormai invidiabili di colleghi dei TG nazionali e non ce lo saremmo sicuramente mai aspettati in questa situazione. E, insomma, quindi senz'altro uno sforzo e un impegno davvero, davvero grande. Indubbiamente, Stefania? Stessa cosa, la mia rubrica adesso è davvero inaspettata per Cremona e quindi la cosa più bella sono stati i contatti con il mondo e parlo dal Giappone alla Svezia, alla Polonia, alla Gran Bretagna, all'Australia, il Giappone, la Cina. E la cosa, dopo il servizio sempre di Alessio Lasta, nel mondo ci hanno proprio richiesto, immagino, di venire a Cremona perché tutti hanno usato questo loro arrivo per far capire nei loro paesi, negli altri continenti, che cosa stava accadendo e per fare prevenzione. Questo è chiaro che sposa molto la nostra filosofia, con questo obiettivo dell'aiutare altri popoli che vivevano un'altra condizione pre-pandemia
pandemica per noi è stata una motivazione molto forte. Anch'io non ho per fortuna aneddoti particolari. È la prima volta in cui nessuno, come dicevo all'inizio, ha tentato di intrufolarsi o di andare a fare qualcosa che non si poteva Beh, fare. E anche perché, insomma, intrufolarsi in certi ambienti, insomma, non è era proprio... facile. E poi tutti avevano paura. Cioè, la cosa che ci appunto. ha riequilibrato anche all'interno dell'ospedale, tutti i livelli gerarchici e anche chi veniva da fuori, e quindi stampa compresa, era che tutti stavamo vivendo una condizione sconosciuta, inaspettata, che ci faceva paura per certi aspetti, o comunque il non sapere. E questo ci ha accomunato, ci ha messo su un livello umano molto simile e ha stabilito dei rapporti molto belli. Abbiamo Un detto, certo. piccolo aneddoto con Luciana Mazzarese della Post, che mi ha chiamato in un momento in cui ero stanchissima e le ho risposto in un modo brusco che non è il mio stile. Lei si è un po' risentita perché non avevo fatto tutto quello che voleva subito, e poi da lì invece è nata quasi un'amicizia professionale. Abbiamo fatto servizi molto belli, tuttora li stiamo facendo. Certo, capita. Abbiamo detto dell'importanza dei social in questo periodo e abbiamo detto, non abbiamo ancora detto, ma se ne è scritto della cosiddetta infodemia, quindi diciamo una distorsione dei fatti che abbiamo raccontato in queste settimane, in questi mesi. Ecco, proprio un flash. C'è una cosa che vi ha dato particolarmente fastidio, che avete sentito, letto e che secondo voi non corrispondeva alla realtà, Stefania? Quello che più che altro mi ha dato sempre molto fastidio era il denigrare quello che si raccontava, che le fonti ufficiali dicevano, tipo banalizzare il lavaggio delle mani. È una cosa che mi ha dato molto fastidio e che è capitata anche nelle persone, banalizzare l'uso del distanziamento sociale, dell'uso della mascherina. Era un disconoscere anche la fatica di chi stava male e di chi stava invece curando e lavorando dentro l'ospedale. Quindi chi si è permesso di denigrare e banalizzare il parere professionale di chi era dentro l'ospedale? Ecco, Silvia. Sì, guarda, mi trovo assolutamente sulla stessa lunghezza d'onda. È sicuramente quello che dà un po' più fastidio quando i cosiddetti leoni da tastiera si permettono di esprimere giudizi in qualche modo o di banalizzare su alcune indicazioni che vengono date. Io quello che però sicuramente ho colto da questa esperienza è stato il potere straordinario che i social hanno dimostrato di poterci mettere a disposizione, parlo proprio della comunicazione pubblica. Vi faccio un esempio che non credo che sia positivo o negativo, però rende l'idea di quanto potere c'è. Cioè una delle nostre infermiere, una sera, che neppur un po' stanca, ha raccontato a un gruppo di amici su Facebook che insomma quel giorno aveva avuto difficoltà a bere durante il turno. Vi ricordate, loro indossavano le tute, per cui spesso facevano fatica ovviamente a togliersele durante l'orario di servizio. Insomma, ha detto che era in difficoltà con l'acqua. Il suo post è diventato virale, pur avendolo scritto lei comunque in un contesto che poi mi ha spiegato essere privato. Le avevano cancellato l'intestazione, quindi non eravamo poi stati in grado, neanche quando è stato diffuso, di capire se era una fake news o se era effettivamente è stato un appello in qualche modo. Fatto sta che il giorno dopo, quindi in una notte, questo post è diventato virale non solo a Piacenza, abbiamo ricevuto bancali di bottiglie d'acqua da tutta Italia, nel senso che le persone si sono sentite in qualche modo sollevate da quello che hanno letto. Quindi per dirvi anche quanto messaggi molto semplici diventano nei giusti contesti, quando ovviamente la pancia fa la sua parte, delle vere e proprie armi, che possono essere ovviamente positive o negative, dipende poi dal contesto in cui vengono utilizzate. Certo, indubbiamente. Dobbiamo quasi salutarci. Purtroppo, voglio ricordare altri punti di contatto tra Piacenza e Cremona. Vabbè, la visita del Presidente del Consiglio Conte e poi naturalmente anche c'è un altro aspetto che accomuna le due città. Sia Piacenza che Cremona si sta pensando di costruire un nuovo ospedale, che insomma la dice un po' lunga. Vabbè, a Piacenza forse già se ne parlava da prima dell'emergenza. Però insomma adesso probabilmente Silvia ha avuto un'accelerazione la cosa. Guarda, sì, il dibattito è in corso almeno da un paio d'anni. Noi, insomma, che lavoriamo all'interno della sanità, auspichiamo davvero che questo progetto possa decollare. Si è già individuata l'area, diciamo che in comune il progetto ha già, insomma, le gambe, si sta lavorando. Sicuramente quello che è saltato fuori e che ci è stato così promesso anche dalla regione è che, ovviamente, nella progettazione di questo nuovo ospedale, quello che abbiamo in
imparato nell'emergenza, quindi anche questa flessibilità e questa capacità di riuscire a trasformare in poche ore i nostri ospedali quando ce ne fosse bisogno, come è stato in questo caso, chiaramente dovrà essere molto presente nel momento in cui si andrà a lavorare. Quindi sì, da noi diciamo il progetto è già in pista, abbiamo già dei gruppi di lavoro anche all'interno dei sanitari per progettarlo, quindi sicuramente l'emergenza che abbiamo vissuto ci aiuterà a ragionare in modo diverso. Certo, indubbiamente. Stefania? Anche per noi non ne parliamo da 2 anni, ma da qualche mese, in particolare negli ultimi giorni, come sai, ne abbiamo parlato insieme ieri al tu e il mio direttore generale. Sì, una cosa ci siamo detti poco fa, o adesso mai più, nel senso che il nostro ospedale ha delle esigenze strutturali inequivocabili e quindi l'esperienza Covid ci ha insegnato molte cose, come diceva Silvia, sulla necessità di avere ospedali modulari, flessibili, costruibili nel momento in cui le cose accadono, adattabili, volevo dire. E quindi è un'ipotesi che sta prendendo concretezza e speriamo che sia anche un modo per rigenerare la città, perché un ospedale dentro la città è un frammento fondamentale. Certo, indubbiamente. Tra l'altro, Piacenza è stata presa anche come, in qualche caso come termine di paragone perché, insomma, diciamo, a livello nazionale si è aperta un grosso dibattito su quella che è stata la gestione di questa emergenza in Lombardia per quelle che vengono considerate alcune scelte legate alla presenza della medicina del territorio, eccetera, eccetera. E allora è stato fatto notare come appunto, diciamo, le vittime e la situazione che si è venuta a creare a Cremona nell'ambito del sistema sanitario lombardo, purtroppo sono, diciamo, è una situazione che si è replicata grosso modo tale e quale a Piacenza, che invece fa parte del sistema sanitario dell'Emilia Romagna. Quindi, insomma, c'è stato un po' questo confronto, come a dire, che purtroppo si è trattato di un problema, diciamo, epidemiologico che va al di là delle scelte dei singoli sistemi sanitari. Però, diciamo, Silvia, cosa dici? Noi l'abbiamo detto tante volte, il virus ovviamente non aveva presente le frontiere geografiche. Codogno, Piacenza sono una manciata di chilometri, la interrelazione che c'è tra ovviamente professionali, tanti dei nostri operatori sono di quella zona, tantissimi pazienti fanno comunque riferimento all'ospedale di Piacenza. Ricordo che quando Codogno ha chiuso nei primi giorni dopo il paziente 1, dopo la scoperta del paziente 1, tanti utenti di quella zona hanno utilizzato i nostri ospedali, quindi era impensabile immaginare che Piacenza non sarebbe stata colpita nello stesso modo della zona di Codogno. Immagino sia esattamente lo stesso per Cremona, che è dall'altra parte, ma esattamente Eh confinante. sì, annuisce, infatti Stefania. Esattamente, è successa la stessa cosa. Al di là dei confini dei sistemi sanitari, era un problema di diffusione dell'epidemia e la fascia del nostro territorio è stata quella più colpita, non c'è dubbio. Allora, dobbiamo salutarci. Le immagini che resteranno nelle nostre memorie sono veramente tanti. Ci sono anche immagini iconiche, diciamo, che hanno fatto il giro del mondo. Qui vediamo un'altra iniziativa. Beh, questa è la foto di Elena Pagliarini, no? Con il capo chinato vicino alla tastiera del suo computer. Questa, insomma, ha fatto veramente il giro del mondo. Poi Elena Pagliarini ha avuto anche un riconoscimento, un'onorificenza, è diventata cavaliere appunto della Repubblica. E questa è sicuramente un'immagine che è partita da Cremona, così come un'altra che abbiamo già intravisto prima, delle quattro infermiere che in qualche modo con i loro cartelli indicavano la diversa provenienza, diciamo, dalle varie zone del mondo. E quindi adesso, se la regia ce lo ripropone, c'era appunto l'Africa, l'Albania, l'Italia e la Colombia, come dire, anche il grande sostegno internazionale. Poi possiamo ricordare, insomma, tante altre immagini e iniziative. Dicevamo prima del filmato Inside Italy's Covid War, che ha fatto il giro del mondo e che sarà trasmesso, voglio ricordare ancora una volta, il 29 giugno dalla BBC. Un'altra iniziativa che ha raccontato il dramma di Cremona è quello legato al TEDx, che ha realizzato un bellissimo mediometraggio intitolato Alla giusta distanza, con tante testimonianze che ci hanno consentito di rivivere quei terribili momenti. E per quanto riguarda Piacenza, beh, insomma, abbiamo visto la foto di un'infermiera che esce da un tendone, da una
realizzato lì nel cortile nei pressi dell'ospedale, una foto pubblicata sulla prima pagina della Washington Post, non so se dalla regia ce lo possono mostrare. E quindi insomma Piacenza anche in questo caso su tutti i giornali del mondo, addirittura una canzone di James Blunt intitolata The Greatest, che adesso possiamo anche vedere. Silvia, James Blunt ha immagini naturalmente, ci dobbiamo salutare. Silvia, cosa ti rimarrà di questa terribile esperienza? Volevo portarvi due immagini, una veramente del pronto soccorso nelle giornate in cui abbiamo avuto 150 ingressi per polmonite da Covid. Eravamo completamente invasi di letti, compresi nel corridoio, nelle stanze dove di solito ci sono delle macchinette, abbiamo delle foto insomma, che ci porteremo nel cuore. E l'altra invece è anche un bel servizio che ha fatto il TG1 su Piacenza, marito e moglie, entrambi ultra ottantenni, scampati tutti e due per fortuna al Covid, tra l'altro genitori di una nostra infermiera, nel loro ritorno a casa sono stati dimessi lo stesso giorno e sono stati per noi insomma ad aprile, poco dopo Pasqua, un segno di speranza per dire forse ce la facciamo. Stefania? Bene, senz'altro l'incontro di Giorgio e Rosa, per dire, come dice Silvia, il ricongiungimento di queste due persone anziane che abbiamo scoperto essere, grazie alle caposala, ricoverati da noi, ma in reparti diversi, e quindi il giorno del loro incontro e quella foto dove, che documenta questo è uno dei ricordi più belli, infatti è stata la notizia più letta. Su Facebook e proprio da Facebook prima non ti ho risposto, noi abbiamo avuto una risposta pazzesca, quindi abbiamo usato Facebook come una pubblica amministrazione davvero aperta, e questa è una delle cose che mi ricorderò e che userò di più al lavoro. Abbiamo raddoppiato davvero i nostri utenti, siamo arrivati da 2000 a avere anche 10.000 visitatori nella pagina. È stato un sito aperto 24 ore dove le persone a qualsiasi ora del giorno e della notte ci scrivevano, non solo per chiedere cose utili, ma ci mandavano la loro riconoscenza, tantissimi disegni dei bambini, tantissime fotografie, tantissimi video, ed è una cosa che ha creato comunità, una comunità che non conosco, che non ho mai guardato negli occhi, e mi commuovo, ma è rimasta, quindi è un ricordo bellissimo. Certo, indubbiamente. E noi ci salutiamo ancora con la musica, perché vogliamo ricordare che c'è un video per quanto riguarda Piacenza che è quello che ha avuto in assoluto il maggior successo. Scusate, ma mi commuovo anch'io. È un video che la regia potrebbe far partire, così ci toglie dall'imbarazzo, ed è un video di due medici al termine del turno che propongono una bellissima canzone, tra l'altro una delle canzoni che amo di più, dei Radiohead, che si intitola Creep. Ma com'è nata questa cosa, Silvia? Allora, noi abbiamo dei chirurghi che hanno insomma una bella esperienza, fanno formazione, è sicuramente parte del loro essere. Me l'hanno spedita un po' titubante perché gliel'ha registrata un'infermiera mentre loro a fine turno si rilassavano con questa chitarra in una cucina. Certo. Sentiamo qualche secondo. E allora chiudiamo con questi due medici che così sciolgono la tensione con la musica, e questo ci fa capire anche quanto sia stata complessa la comunicazione in queste settimane, quindi colgo l'occasione per fare i complimenti a queste due eccezionali colleghe, Silvia Barbieri che ha curato la comunicazione dell'ospedale di Piacenza e Stefania Mattioli che appunto ha curato invece la comunicazione dell'ospedale di Cremona. Grazie e complimenti, credo di poterlo dire da parte di tutti i colleghi che hanno avuto a che fare con voi e che sappiamo hanno avuto anche nei vostri confronti parole di grande ammirazione e di e tanti ringraziamenti, perché avete sempre agevolato il nostro lavoro e quindi per questo insomma non possiamo che ringraziarvi tantissimo. Grazie a te, davvero. Grazie. Grazie, grazie a voi naturalmente per averci seguito. Allora termina qui questa terza edizione di Punto e a Capo. Buona estate a tutti, arrivederci.
Vuoi rivedere questo programma? Scarica l'app o vai su cremona1.it.